a tutti per questa conferenza. Grazie che siete venuti qua, ringrazio a tutto quanto il Teatro delle Condizioni Avverse, Teatro Maglio, Tutor, tutti quanti che mi hanno dato la possibilità di scrivere questo, di lavorare, scrivere un testo, di lavorare a questo progetto che si chiama Non si può morire niente, che unisce più o meno due tormentoni, l'espressione non si può dire niente che viene spesso usata dai comici che dicono che non si può più scherzare con niente perché c'è questo clima di politicamente corretto, quindi questa cosa, questo tormentone, e non si può dire niente, e il tormento, diciamo, quello della morte che più o meno, diciamo, ci attanaglia a tutti, o solamente il pensiero. Quindi queste due cose che si uniscono in un testo al quale ho lavorato in questi giorni, che vedrete in una forma un po' diversa. Non vedrete proprio lo spettacolo, il testo è completo, ma lo spettacolo, diciamo, ancora non c'è bisogno dei suoi tempi. Vedrete una cosa un po' laterale, che è il progetto che si chiama Mai Fatto Sold Out, con il quale c'è sempre la comicità, diciamo, che appunto lo spettacolo Non si può morire niente parla di quanto può essere utile o anche quanto può essere rischiosa la leggerezza, la comicità quando avviene qualcosa di brutto. E visto che in generale viviamo in un periodo brutto, voglio farvi vedere un po' della mia comicità con questo mio spettacolo Non si può morire niente, progetto in generale, questo è Mai Fatto Sold Out. Se siete confusi, sono confuso anch'io, però è importante, facciamo un po' qualche risata. Sono quello di prima, non è cambiato molto, sono le luci. I veri comici, quelli bravi, non sono commerciali. I veri comici, quelli bravi, non si svendono, non fanno pubblicità. E infatti questo mio spettacolo vi è gentilmente offerto da il cartello luminoso con su scritto aperto. Cartello luminoso con su scritto aperto, la scelta migliore per segnalare che il tuo negozio è aperto. È luminoso, c'è scritto aperto, è il cartello luminoso con su scritto aperto. Un cartello inclusivo, ottimo anche per le persone non vedenti. Infatti basta un clic. È aperto. Devi segnalare che il tuo negozio è chiuso. Facile, stacca il cartello luminoso con su scritto aperto. E voi direte, ma adesso l'inclusività dov'è? Eccola. È chiuso. È stato aperto fino a poco fa, mo. È chiuso. Il cartello luminoso con su scritto aperto vi augura una buona visione di Marco Ceccotti in Mai Fatto Sold Out, uno spettacolo nato in collaborazione con l'importantissima associazione contro ogni tipo di nepotismo e sessismo, Claudio Petrucci e figli. Buona visione. Tridi e rifletti, ti Marco arriva. Sincero e diretto, i gender si uniscono, tutti nel suo letto. Comico che fa ridere cuore in petto. Centrodestra, progressista, femminista. Le sue battute arrivano senza neanche un dubbio. La sua comicità non è un'etichetta politica. Marco Ceccotti, unico, autentico, riflessi,
alla sua pista, ma altro cieco di nel cuore, l'anima è festa, tempo ritmato emozioni sincere, un comico che fa ridere ci fa infette. Al Black Friday, ottima offerta. Salve a tutti, io sono Marco Ceccotti, magari la maggior parte di voi non mi conoscono, ma io sono stato uno dei primi in Italia a credere e a utilizzare internet già a metà degli anni 90. Se non ci credete potete controllare il mio sito internet www.it, da non confondere con www.com, che è pieno di immagini di persone che fanno cose vietate ai minori di 18 anni. C'è gente che vota, gente che scommette, gente che prende la patente, tutti con un cazzo in culo. Ci ho messo un sacco di tempo per fare questo spettacolo. In molti dicono che sono un procrastinatore. Il perché ve lo dico domani. Esagerare con i vezzeggiativi è un mio pallino, palletto, pallinettuccio, pallinettinello. Voi direte, ma sei un imbroglione, dovresti imparare lo spettacolo a memoria, invece tutte quante le battute, tutto quello che dici è scritto in quel foglietto? La risposta è no. Ve lo dico subito, io ho un'accusa per cyberbullismo, questo solamente perché una volta ho menato 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Io sono Marco Ceccotti, nella vita respiro, voi direte, che ci vuole? Guardate che una volta mio nonno ha smesso di respirare ed è morto. Sono masochista? Non ci metterei la mano sul fuoco. Poco fa sono andato ad una convention di sordomuti, dici, hai letto il labiale? No, ma ho visto il film. Senza parole, loro. È proprio vero, non c'è peggior sordo di chi ti dà un calcio nelle palle e poi ti ruba 600 euro. Oggi è la giornata mondiale delle vittime contro l'eiaculazione precoce. Per queste persone vi chiederei di fare un minuto di silenzio. Facciamo anche 20 secondi. Il cambiamento climatico è un problema che non mi fa né caldo né caldissimo. Viviamo in una società frenetica, andiamo sempre di fretta, non abbiamo spesse volte nemmeno il tempo di finire un discorso e questa cosa quando succede... Vai in prigione senza passare dal via, vabbè, questo è un gioco. Sono molto contento di esibirmi qua a Magnano Sabina perché quando mi esibisco qua ne approfitto sempre per andare a un ristorante dove mi commuovo solamente a pensarci. Nel 2024 ci sono ancora i cuochi che cucinavano come cucinava mia nonna, ovvero bestemmiando e inneggiando al duce. Solo che oggi era chiuso, così sono andato ad un altro ristorante dove a colpirmi è stata la voce del menù Fantasia dello chef. Così lo ordino e arriva il cuoco che si fa trapanare da tre peruviani travestiti da Sailor Moon sulle note del sax di Fausto Papetti. Chi siamo noi per giudicare la fantasia? Fantasia al potere, diceva Gianni Rodari, mentre andava a 100 all'ora, ma era un altro Gianni. A me non piacciono molto tutte queste guerre su chi fa la miglior carbonara. Le altre guerre, quelle di religione, quelle politiche, niente da dire, io non sono contro queste guerre, non sono pacifista, l'importante è che non si faccia male nessuno. Però questa cosa della carbonara, chi la cucina meglio o no, la cucino meglio io, ma vogliamo mettercelo in testa che la cucina romana e quindi anche la carbonara sono un piatto casareccio, quindi va fatto con quello che abbiamo in casa. O almeno a casa mia la carbonara si fa con quello che c'è in soffitta. Quindi da noi la carbonara, a casa nostra, la carbonara si fa con uovo, pecorino, aldo moro, guanciale. Vabbè, voi siete per la pancetta, e vabbè, che ci posso fare? Non sono io per giudicare. Allora, io non sono proprio di Roma, io sono qua di Napoli, però mi sono trasferito a Roma, che sarò stato, quando mi sono trasferito, sarò stato più o meno, sì, così.
Sì, ero così. Se non ci credete, ho le foto. Ero proprio così. Ho ancora altre foto di quei bellissimi momenti. Qua ero a scuola. Ero sempre così. Lei era la mia fidanzatina, solo che i suoi genitori non volevano che stessimo insieme perché dicevano che eravamo troppo diversi da far cadere le braccia. In questa foto invece ero al parco con i miei cugini di Napoli. Ora non sono bravo a fare napoletano, però così. E questo era, sono io invece che faccio il bagnetto a Ostia. Come vedete, c'è la pubertà, i primi peli, sono proprio io. Sono io. Mi copro perché se no mi immaginate nudo. E questa invece è la prossima foto, diciamo, la mostro però con un po' di vergogna perché, diciamo, è un periodo del quale non vado particolarmente fiero. Marco, ma quindi è vero che stai invecchiando e quindi le battute che scrivi devono essere scritte più grandi affinché tu possa leggerle meglio? La risposta è sì. E quindi io mi sono trasferito a Roma, per un po' ho fatto un lavoro serio, lavoravo al Comune di Roma, all'ufficio anagrafe, sezione rispetto della privacy, solo che poi mi hanno licenziato perché ritenuto non idoneo. Questa cosa mi è dispiaciuta tantissimo, non tanto per il lavoro in sé, quanto per l'ottimo rapporto che avevo con i miei colleghi, come Francesco Diciotti, nato a Bari il 23 giugno 1980 e residente in Viale dei Glicini, in un appartamento che non potrebbe permettersi con il suo ISEE di 24.000 euro, ma che riesce a permettersi grazie a dei lavoretti con la mala locale degli immigrati clandestini. E comunque mi hanno licenziato e ho iniziato a fare un lavoro che è quello del comico. Secondo me il lavoro del comico è un lavoro che devi fare come Dio comanda. Infatti alla fine di questa mia serata io sacrificherò il mio primo figlio maschio. Il comico ha le sue regole, tantissime. Io più che altro seguo un consiglio che mi ha dato una mia collega, una mia amica, e mi ha detto: guarda Marco, se tu vuoi fare il comico, l'importante è che non copi mai i pezzi degli altri, magari modificandoli un po' per non far vedere che hai copiato. Questa cosa me l'ha detta la mia amica Fabiana. Chi è Fabiana? Fabiana è l'amica mia con il pH della pelle così grasso, talmente grasso che l'ho rubata a un altro comico, che era chi è Tatiana? No, questo è un pubblico teatrale, quindi la televisione non se la vede. Vergognatevi, è bella la televisione. Girano più soldi, lo vedo. E per quanto riguarda sempre la comicità, però seriamente a me non piacciono quei comici che prendono in giro alcune categorie di persone. Infatti io oggi ne prenderò in giro tutte le categorie. Però non si dica che il qui presente Marco Ceccotti offenda le donne, capito, bitch? E in molti, credo anche voi, state pensando che in fondo le mie battute hanno un messaggio che si può ritenere obsoleto, antico, che non si capisce. E a me la cosa dispiace perché linea, punto, punto, linea, punto, linea, linea, punto. Tutti gli operai del cantiere devono indossare il casco. Vabbè, questa è per gli addetti ai lavori. Au! Questa la capisce chi è di Roma. Uè! Questa la capisce chi è di Napoli o dell'Unione Europea. E per quanto riguarda la comicità, a me piace tantissimo. Il mio sogno è quello di fare le imitazioni, solo che non sono molto bravo, soprattutto a imitare i personaggi famosi di adesso. Io so imitare più che altro i VIP del passato, molto passato. Quelli che so imitare sono quasi tutti morti, anzi, so imitare benissimo solamente quelli morti. Vi faccio un attimo vedere. Grazie.
Avete capito chi era? Vabbè, vi faccio un altro, sempre un po' del passato, magari più attuale. Vediamo se questo lo indovinate. Esatto, Mike Bongiorno. O almeno in un periodo della sua post vita, no? E niente, continuo. Molti miei colleghi e anche le mie ex dicono che io faccio del ghosting. E di solito a queste accuse io rispondo. Se volete sapere che cos'è il ghosting, chiamatemi, tanto io non rispondo. Più o meno questo. Questo proprio no. Quello di prima, questo no. Questo no. Capito? Non mi hai risposto, hai capito, bravo. In molti, appunto, no, la mia fidanzata una volta mi ha detto che io ho la sindrome di Peter Pan, e allora ho detto, vabbè amore, che male c'è se non voglio crescere? E lei ha detto, no, guarda Marco, il problema tuo è che di notte vai nelle camerette dei bambini e li fai volare dalla finestra. E ho detto, vabbè amore, che male c'è? Un giorno crescerò, sarò più maturo, e infatti le ho chiesto la mano, gliel'ho tagliata e l'ho lanciata a un coccodrillo. Parliamo un po' di argomenti un po' più piccanti. Il Viagra. Usare troppo Viagra provoca delle allucinazioni? Chiedo per un amico. Poldo, l'elefante a pua in pigiama, che vedete da qui da inizio spettacolo. Ciao Poldo, ecco qua. Un mio amico una volta mi ha confessato una cosa, mi ha detto, guarda, io per sentirmi, un mio amico che vuole rimanere anonimo mi ha detto questo, guarda Marco, io per sentirmi uomo devo andare almeno una volta a settimana a prostitute, quant'è vero che mi chiamo Francesco Diciotti, nato a Bari il 27 gennaio. Ma comunque, noi uomini, per davvero pensiamo sempre al sesso, facciamo in continuazione allusioni? Secondo una statistica il 29% ha risposto no, mentre il 69% ha risposto 69, eh? 69 come... Comunque, datemi pure dello sporcaccione, del maiale, del sessista, ditemelo perché comunque mi fa piacere perché è vero, però non è mai successo appunto che io abbia giudicato una donna per come andava vestita. Una volta è successo, però comunque ditemi voi, ve la racconto se ho fatto bene o no. Eravamo ad una festa in discoteca e lei era vestita in maniera provocante. E vado là e glielo dico, dico guarda, secondo me non è giusto che tu ti stai vestita così, perché poi se succede qualcosa di brutto vestita così te la sei cercata, sei tu che provochi, perché qui comunque siamo in una festa, ci sono un sacco di uomini, un sacco di stranieri extracomunitari, qua se ti vede un nero poi appunto prendi fuoco. Ho esagerato, vi faccio vedere com'era vestita. E questa è la parte sopra, la parte sotto, cioè lanciava, sì o no, dei messaggi contrastanti, eh? E niente. Il proseguimento di questo spettacolo vi è gentilmente offerto da... Hai problemi di stalking? C'è qualcuno che ti perseguita, che ti infastidisce? Non aver paura. Chiama il numero verde gratuito 455-554. Attivo 24 ore su 24. Non aver paura. Chiama. Chiama quando vuoi. 24 ore su 24. 455-554. Non aver paura. Chiama. Chiamerai.
455 554. Chiama. Se ti senti a disagio a parlare di queste cose via telefono, non ti preoccupare, è normale. Se vuoi possiamo vederci dal vivo e berci un bel bicchiere di aranciata amara che so che ti piace tantissimo. Oppure 455 554. 24 ore su 24. Non aver paura. Chiama. Chiamerai 455 554. Ho visto che lavori in via Saputi. Io sto a Largo Preneste. Se vuoi, ci metto 5 minuti a venire a casa tua e così possiamo parlare anche del vestito che ti vuoi mettere per la cresima di tua nipote. Oppure 455 554. Chiama. Chiama quando vuoi. Chiamerai 455 554. Bene, io di solito faccio questo tipo di comicità, però spesso vengo un po' accusato di essere sessista. Cioè, secondo me non è vero. Io sono femminista, sono talmente femminista che a casa ho il calendario delle femministe nude. Però io mi sfogo, su questo non so se ce l'avete anche voi, credo poi questa battuta l'ho scritto un po' di tempo fa, ma adesso ho il calendario di Elodie, che comunque è una femminista nuda, e io me lo comprerò perché è fatto così. E dicevo, io queste battute non le posso fare nella vita di tutti i giorni perché io lavoro con i bambini. Allora, piccolo Fernandino, ci sbrighiamo a cucire questo pallone che se no la Nike si incazza? Scherzo, scherzo, io lavoro per l'Adidas. E no, io lavoro in un teatro di burattini, io sono un burattinaio, di solito quando dico questa cosa tutti mi guardano con tenerezza e mi dicono, ah, che bello, ma allora sei un ventriloquo e allora io lo dimostro a tutti voi che... No, no, non sono un ventriloquo minimamente perché si vede tantissimo che muovo la bocca, però comunque non sono un ventriloquo perché non dovrei muovere la bocca se non sono un ventriloquo. Qualcuno mi dice, ma potresti provare a chiudere la bocca, solo che io sbaglio, ci provo, solo che chiudo la bocca del pupazzo, non la mia, però comunque non sono un ventriloquo. E quindi però lavoro con i pupazzi. Però visto che l'ho interpellato, vi presento il mio socio. Vuoi presentarti tu? Salve a tutti, io mi chiamo Benito Togliatti. Benito Togliatti. Eh sì, sono fluido. No, fluido non vuol dire questa cosa. Non puoi... Posso chiamarti in un altro modo? Sì, ho un soprannome. Molti mi chiamano il Duce Guevara. No, no, non è nemmeno questo. Va bene. Piace, fa ridere. Lo so, fa ridere, fa anche riflettere. Non è divisivo, no, effettivamente non è divisivo. Unisce tutti, però. Vorrei dirti, cioè, posso chiamarti Benny? E chiamami un po' come cavolo ti pare. Piano, piano. Dito prima, cioè, c'è un bambino. Vabbè, scusami, scusami, Mark, che forse lo so che non dovrei portare sul palco i miei problemi di tutti i giorni, però io sto vivendo proprio le pene dell'inferno. Perché devi sapere che io ho cambiato gestore telefonico. E cosa succede? Esatto, finalmente affronto un argomento reale. Affronti tu. Sì, vabbè. Affronto un argomento reale. Che succede quando si cambia operatore telefonico? Quello, quello vecchio. Ti continua a chiamare perché vuole che ritorni da lui e ti fa un sacco di offerte tutto il giorno. Io adesso sto a Iliad, ma prima stavo a Isis e questi mi chiamano di continuo. Un martirio. Beh, quello gli piacerebbe a loro, eh? E mi chiamano in continuo, mi fanno: abbiamo delle offerte bomba! Da noi la rete prende meglio perché abbiamo il 5 Jihad. Poi, se vuole, abbiamo 40 vergini reali verso tutti. E tu che hai risposto? Ho detto: no, non mi interessa. E loro hanno attaccato e poi rivendicato. Però vabbè, comunque sono fatti così. Comunque questa cosa io con Benny, adesso parliamo proprio di lavoro, scriviamo e facciamo degli spettacoli che sono divertenti, ma che lanciano un messaggio. Il messaggio, questo è importante, voglio anche condividerlo con voi, il messaggio è che il razzismo, il fascismo, il sessismo, l'omofobia sono cose molto brutte se usate male. Ecco, se usate male, perché sono un po', voglio fare un parallelismo, un po' come i cellulari, no? Che uno pensa che siano completamente sbagliati come cose. Invece no, è sbagliato se tu stai a mangiare e usi il cellulare, sei xenofobo, oppure quando stai parlando con un amico e usi il cellulare. Però questi strumenti, i cellulari, sono degli strumenti e si possono utilizzare anche per lavorare. E così come il razzismo, il fascismo, sono appunto delle skills, delle abilità che se usate bene puoi avere successo nella vita e sforzandoti anche andare al governo. Ultimamente funziona così. E quindi io e Benny
Facciamo anche un po' di satira politica, visto? Io e Benny abbiamo inventato delle storie, dei personaggi che veicolano questi messaggi. Abbiamo inventato, che ne so, personaggi come Fascio di Ferro, eh sì, Fascio di Ferro, oppure programmi come I Me contro Terroni, esatto, perché anche quel messaggio è da veicolare, oppure Un medico di famiglia tradizionale, sì, perfetto, anche Padre Pio e Amedeo, anche Padre Pio e Amedeo, Art Attack l'Ucraina, esatto, La Sharia un raddoppia, sì, anche. È quello. Viva Radio 2, viva la figa! Anche questo sempre giusto, un bel messaggio. Poi c'è questo personaggio del quale andiamo particolarmente fieri, che è un supereroe che di giorno è un giornalista, solo che un giorno viene morso da un Vittorio Feltri radioattivo e quindi acquista dei supereroi, diventa un supereroe e di notte va a salvare le donne, soprattutto da loro stesse, le dà dei consigli. Poi, se vengono attaccate da dei cattivi, mettono questi ca me lui mette questi cattivi fuori gioco e poi spiega il fuori gioco alle donne perché è una cosa che non conoscono. Esatto. Fa ridere perché è vero, vabbè, è vero. E questo supereroe si chiama Spider-Man Splaining. Esatto. E abbiamo fatto anche un crossover che è Spider-Man Splaining contro Catwoman Calling, che è una donna che si fischia da sola. Scusate, voi donne sapete che cos'è il catcalling? Però non mi fregano, io non glielo spiego perché se spiega alle donne che cos'è il catcalling, poi faccio un mansplaining, che mansplaining sapete che cos'è, è un uomo che spiega alle donne. Quindi si entra un po' in un circolo vizioso e io non vorrei. Quindi vi spiego un po' che cos'è il catcalling con una canzone, va bene? Con una canzone che accontenta tutti, una canzone che si chiama Catcully Gully. Se prima eravamo in 10 a gridare fantastiche, adesso siamo in 9 a gridare a meravigliosa, se prima eravamo in 8 a gridare afata, adesso siamo in 7 a gridare che fa del sorriso, se prima eravamo in 5 a gridare avanterona, adesso siamo in 4 a gridare dove vai tutta sola, vieni con noi, se prima eravamo in 3 a gridare mazzillona, adesso siamo in 2 a gridare. Se prima eravamo due a fare tesoro! adesso sono solo io, mi pare in Italia, sei rimasto in galantuomo. Se prima era normale farsi questi apprezzamenti con gli artici, adesso sono solo, sì, sono un stronzo. Perché non è perché si è sempre fatto come comportamento, perché il macio può fare queste cose, è giusto continuare a farlo. Siamo nel 2024, certi tipi di apprezzamenti non sono giusti, però non vuol dire che non possiamo più divertirci, fare delle cose. Anche le canzoni dovrebbero un po' a modernizzarsi, però possiamo continuare a cantare tante altre canzoni, ce ne sono di tantissime, tipo Sia a voi va tu, sia a voi va tu, gli altissimi, no, questa no, che poi gli altissimi poi si offendono. Un'altra canzone, un'altra, bella stronza, no, 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 nemmeno questa perché offendo, io non ti voglio, ti pretendo, no, nemmeno questa perché una donna non è che ti voglio, ti pretendo, voglio una donna, no, no, nemmeno questa perché comunque non è che una donna è un oggetto che si vuole. Ma diamo qualche canzone un po' del passato, ce ne sarà qualche canzone antica che cantavano appunto i nostri nonni? sì, ho questa faccetta nera, bella piscina, no, 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 appunto, non si può dire. Oh, ho detto nera, mica ho detto nera con la G, eh? Oh, anche perché diciamo, gnera come parola non è così offensiva. No, 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 non c'entra niente, che cambiamo, cambiamo. La cambia? Faccetta nera, bella e brava. No, non è questa la cosa. Evitiamo, evitiamo. Basta queste cose, non le dico più. Però, perché scherzo su queste cose? Che mi vergogno a scherzare su queste cose? Perché noi italiani siamo fatti la maggior parte così, eh? Quanto siamo bravi noi italiani ad essere molesti, ad essere cattivi certe volte, a comportarci male, perché siamo fatti così. Ma c'è un'altra cosa che noi italiani, ancora peggio forse, facciamo, che sono le fiction di merda, le fiction brutte, quelle proprio brutte. E alcune volte siamo così bravi a fare fiction brutte che ce le comprano anche all'estero. Come quest'ultima, non so se conoscete Mare Fuori.
notizia, lo so perché conosco un po' il giro, è stata acquistata da una televisione finlandese, quindi ci sarà un remake finlandese di Mare Fuori che si chiama Mare Fiordi. Ve la presento. Mare Fiordi è una fiction dove la malinconia tipica dei napoletani incontra la, esatto, guapperia tipica dei finlandesi. I protagonisti di questa vicenda sono Rennaro e Consetta, due giovani scugnizzi in parte finlandesi e in parte no. C'è Rennaro che è in prigione nel carcere minorile di Rebibbumbam, accusato di vilipendio della cucina italiana, nonché di estorsioni. Infatti, pare che sia stato lui a introdurre in Italia il pizzo con l'ananas. Queste e altre amenità in Mare Fiordi, che ha uno sponsor, quindi prima pubblicità. Non sai come togliere le macchie alla tua camicia? Hai paura che la lavatrice rovini il tuo maglione preferito? Non sai che programma usare con i delicati? Nessun problema. Da oggi fai lavare tua moglie. Da oggi puoi, grazie a Omino Bianco, maschio eterosessuale privilegiato. Sì. 30 minuti di spettacolo, il primo applauso ce lo becca lui, grazie. Queste persone di colore che ci rubano nel lavoro anche la comicità. Perché avete visto, non è bianco, come non bianco. È vero, eh? Avete visto una cosa che non fa lui, non si impara niente nei miei spettacoli, invece sì. Dicevo, Omino Bianco, maschio eterosessuale privilegiato, da oggi con il 90% di patriarcato in più alla faccia di Val di Tara che dice che non esiste, e anche con un po' di blackface che non fa mai male. Omino Bianco, maschio eterosessuale privilegiato, con formula per lavaggi ancora più veloci, perché così almeno a donna tua c'è anche il tempo di cucinare e di sistemare la stanza, che ormai è un casino. Omino Bianco, maschio eterosessuale privilegiato, perché sei tu, uomo, che porti i pantaloni, ma sei tu, donna, che sai come lavarli. Omino Bianco, maschio eterosessuale privilegiato, vi auguro una buona visione di Mare Fiordi. Non ti preoccupo, maglione, ci L'ho sto pagato mare io. fiordi, ci sto mare fiordi, ci sto mare fiordi. Storie di amore, rabbia e riscatto, scugnizzi finlandesi che sognano libertà senza stereotipi. Fatemi uscire! Ormai ho capito dove ho sbagliato! È più di un anno che non faccio più il passivo aggressivo! Grazie, eh? Grazie che ve ne siete accorti, ma no, no, no! No, no, è colpa mia, è colpa mia! No, no, è colpa mia! No, no, non è colpa vostra! È colpa mia, è colpa mia! Gennaro, amore mio, dove sei? Dove vuoi che sia? Oh, Gennaro, come stai? Come vuoi che stia, mia amata Consetta? Qua! Nel carcere è un inferno. Devi sapere che il mio compagno di cella l'altro giorno ha provato a togliersi la vita, è entrato in infermeria e si è preso un sacco di pillole del giorno dopo. È morto? No, però crede di essere nel 2087. Ah, ammazza, eh? Un sacco, eh? E guarda, ti ho portato una sorpresa, guarda giù. Oh, che bello! Un pacco da giù! Sì, è pieno di prodotti tipici della nostra terra. Ci sono le pietre, i sassi, i vermi, qualche pentito di mafia. Oh, grazie, grazie. Non ce la facevo più a mangiarmi questo cibo finlandese, a chiedere il Jorkinengerka, a mangiare e a chiedere lo Jurtisu, il grande. Ogni volta che chiedo qualche cosa da mangiare, poi devo chiamare il logopedista. E vabbè, che sarà mai? Si chiama dottor Nifrinneke. Amore, com'è la situazione fuori? Terribile.
Il clan dei Sassi ha sconfitto la famiglia Forbici. E poi sono arrivati i Carta che hanno sconfitto i Sassi. Maledetta Comorra cinese! Io voglio uscire di qua! Qua le merci non possono essere stoccate! Qua vogliamo sbrigarci con questo organo che sta arrivando un'altra nave! E chi diavolo è che non ha firmato la bolla di accompagnamento? Amore, ma la smetti di parlare come uno scaricatore di porto? Io parlo come cavolo mi pare, capito? Oh, tu sei proprio cambiato. Questa nostra distanza ci sta facendo male anche tu. Hai come l'impressione che certe volte è come se parlassimo due lingue diverse. Nai. Hai visto, amore mio? Oh, come sono triste. Io sono tanto, tanto triste, mio amore. Io basta, non voglio più fare questa vita criminale. Io voglio cambiare, voglio fare un lavoro onesto. Il mio sogno è di diventare un podologo. Ma sentitela, podologo. Il podologo non è un lavoro che puoi fare così, su due piedi. Te ce ne vogliono almeno 8 al giorno per rientrarci con le spese. Beh, almeno io voglio togliermi questa nomea di criminale. E tu invece, che anche qua dentro non riesci a toglierti la nomea di parcheggiatore abusivo, me ne vado. No, amore, non è vero che faccio il parcheggiatore abusivo. Vieni qua. Vieni, vieni, vieni. A te, vieni, vieni. Hai visto? Hai visto, amore mio, io ti amo. Ma che ami, che ami? Che anche che sono qui lo so che la tua mente è altrove. Anche se io ti sto parlando, tu stai pensando ad altro. Vuoi che non sappia che tu pensi sempre ai Gypsy King? Amore, quando è successo che io, mentre eravamo insieme, stessi pensando ai Gypsy King? Dimmi, è successo forse quando sei Maria Dolore? O quando sei Maria Consueta? Quando sei nel mal d'amore? Questa è una balla, 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 balla te! Hai visto? Sì, c'è Gypsy King. Hai visto? Io non ce la faccio più a stare con te. Certe volte ho come l'impressione che tu non ti importasse proprio niente di me. E devo dirti una cosa. Io l'altro giorno sono andato dal dottore e purtroppo è vero. Lo specialista mi ha detto che ho una malattia incurabile, sì. Io sono daltonica. Sto vivendo il periodo più grigio giallastro della mia vita. Oh, amore mio, non lo sapevo, ma non ti preoccupare. Ti dico una cosa che non ho mai detto a nessuno. Un segreto. Senti. Ma questo è un segreto di Pulcinella. Sì. Hai detto una cosa molto bella, amore mio, e ti perdono, e farò di tutto per farti fuggire da questo carcere e ritornare nella tua bella Napoli paesana. Sai, non so se lo voglio perché io ho paura di lasciare la Finlandia, perché ho paura che lasciando la Finlandia mi manchi tantissimo, mi manchi in maniera spasmodica, mi manchi in maniera maniacale. Si dice che se lasci la Finlandia poi ti viene la sindrome di Stoccolma. È vero, ma solo se sei una pippa in geografia. Grazie. Non so se ve ne siete accorti, ma io nei miei spettacoli uso dei pupazzi. E questa cosa non è vista di buon occhio né dai miei colleghi né dal pubblico, non so se anche da voi, perché dicono che io più che comicità faccio più che altro una comicità infantile, che somiglia un po' a una finastrocca, che nei miei spettacoli manca un po' il dramma, solo che ci provo ogni tanto a fare dei spettacoli un po' più seri e non scadere un po' nelle filastrocche. Ci provo, ma come faccio? Cioè, vi confesso che non è facile, perché dovete sapere che io ho una zia. Ho una zia che sta Forlì, che quando va a ballare, poi voi ridete, io apro il cuore e voi ridete. Cioè questa zia, quando va a ballare, con il piede fa così. Vabbè, non hai, così, così.
con il piede fa così. Purtroppo poi questa zia continua. Ritorna a ballare, sempre a Forlì. E quando va a ballare con il braccio fa così. Fa così. Con il piede fa così. Questa zia che sta a Forlì. Seconda risata dello spettacolo per la zia che sta a Forlì. Poi dici perché fai la comicità che è un po' disinteressata, però appunto io sono pieno di contrasti, di queste cose, ma anche pure dal punto di vista, io come persona, nella vita di tutti i giorni, chi mi conosce sa che sono una persona buona, però questi pensieri, queste cose cattive, se mi vengono in mente delle battute brutte, prima ho fatto anche arrabbiare una signora, mi dispiace, che è mia zia poi, che già c'è tanti problemi. Scusa zia, scusa se ho messo la musica, no, comunque io sono pieno di contraddizioni, adesso parlo anche un po' di religione, io anche in quel campo, io sono ateo, almeno credo, avete visto anche qua contrasti, io sempre ho sempre avuto un'educazione cattolica come molti di voi. Mi piacciono tantissimo i presepi, ma solo quelli napoletani. Sapete come si fa a riconoscere un vero presepe napoletano? Nei presepi napoletani i re magi sono tre, tutti su un motorino. Bravi che ridete su Napoli! E comunque è strano, a me piacerebbe essere più religioso cattolico, però nel mondo della comicità c'è questa cosa che se si parla di religione si va sempre a parlare dei preti e della pedofilia, che è proprio un luogo comune. No? Io cercherò di non scherzare, io dico solo una cosa. Se io sono convinto che sono tutti pedofili coi bambini degli altri. Sia una frase veramente brutta, orrenda, che non andrebbe detta né nella vita né in uno spettacolo, se qualcuno ha riso di questa cosa, che si vergognasse. Per me i pedofili devono essere maggiori di 18 anni, perché sennò proprio per la legge non lo sono. E secondo me l'Italia sta facendo qualcosa per combattere la pedofilia, infatti nel nostro paese non facciamo più bambini, quindi da una parte. Perché sto parlando di pedofilia? Ah, già, per la chiesa, per la religione. No, comunque, vabbè, la piaga dei preti pedofili c'è, purtroppo. Una soluzione per eliminare questa cosa sarebbe togliere tutti i preti adulti e mettere preti solo bambini, perché almeno se gli piacciono altri bambini hanno la stessa età e abbiamo un problema in meno. E poi se ci pensate, potrebbe essere più interessante anche la messa, perché un ragionamento, un discorso, ma anche le domande che un prete bambino può fare a Dio e a Gesù sono molto interessanti. Me li immagino così: Gesù, ma tu vuoi più bene a Giuseppe o alla Madonna? Alla Madonna. Ma alla Madonna Vergine o alla Madonna Beata? Ma la Beata Vergine o alla Madonna Beata del Carmelo? Ma la Madonna Beata del Carmelo o la Madonna Beata del Carmelo Immacolata? Ma la Madonna del Carmelo Beata o la Madonna del Carmelo Beata Immacolata della Guadalupe? E così, tuttavia. E porterebbe anche un po' più di persone in chiesa, perché non lo sappiamo, questa cosa mi dispiace tantissimo. Sempre meno persone, meno fedeli vanno in chiesa. Uno pensa, ma in passato, quando c'era addirittura la messa in latino, le chiese erano piene. E adesso perché non più? Qualcuno dice che dovremmo ritornare alle messe in latino, però secondo me è sbagliato anche questo. Secondo me per portare sia i giovani, sia gli anziani, sia le persone di mezza età in crisi, bisognerebbe fare la messa in latino americano. Ho già pronto la canzone che è Baila tu corpo de Cristo Macarena, perché il corpo de Cristo a ballare cosa buena. Baila tu corpo de Cristo Macarena e Macarena. Amen. E questa cosa mi sono conquistato l'inferno, però fatta così, però se Dio è cristiano mi dovrebbe perdonare, però no, io però cerco di fare delle cose, io voi mi vedete così che dico cose brutte, ma sono una buona persona, io faccio della beneficenza, ho anche un ente benefico che non so se l'avete sentito, si chiama ENAP, il cui acronimo, la quale sigla sta per Ente Nazionale Autonomo che
a un certo punto se ne frega degli acronimi, come potete ben vedere. E che cosa faccio con questa associazione? Forse chiamateci sognatori, ma stiamo cercando la cura contro questo virus maledetto, oppure di trovare questo serial killer che sta uccidendo tutte le persone che assomigliano in maniera incredibile a Padre Pio. Non so se avete presente, vi faccio vedere. Cristian Gialletti è morto e assomiglia tantissimo a Padre Pio. Guardate, proprio lui, cioè, due gocce d'acqua ed è morto. Luigi Marrasco, anche lui, magari un po' più ricco rispetto a Gialletti, guardate che vestito, però anche lui, guardate, assomiglia, è proprio uguale a Padre Pio ed è morto. Ed è una malattia che supera anche i generi, perché guardate, Angela Palazzo è una donna, ma assomiglia tantissimo a Padre Pio ed è morta anche lei. Poi c'è sempre quello che vuole fare un po' lo splendido, l'originale, e possiamo vedere che Padre Pio assomigliava invece alla Madonna ed è morto anche lui. Questa gag non era prevista, però visto questi manifesti in giro per la città, l'ho voluto prendere. Scherziamo su questa cosa, perché... Scherziamo su questa cosa, Sì. ma sono anche. No? Zia, che è No, successo? io sono atea, ma queste cose non mi piacciono. Onestamente, te lo dico, non mi piace, tanto ha preso in giro la religione. Che vuol dire? Questo progetto cancellato. Allora, l'altro mio spettacolo che si chiama, no, scherzo, ma no, nemmeno a me piace la morte, per questo ci scherzo, perché se no impazzirei, e quindi è un po' un modo per esorcizzare. Però ha ragione, mi scuso. E quindi proseguo con un altro mio progetto invece dedicato alle persone vive, ai giovani, e con un altro mio progetto, soprattutto. Questo è il mio progetto musicale, facciamo un po' di musica, un messaggio rivolto ai giovani, perché ci sono delle belle canzoni che purtroppo sono belle da ascoltare, però hanno dei messaggi brutti. Non tanto brutti come questo che faccio nel mio spettacolo, però dei messaggi brutti che parlano appunto di sesso, nei loro testi, che parlano di violenza, di armi, anche dell'alcol, che diciamo l'alcol è una piaga tra i giovani, anche tra gli adulti. E quindi io prendo delle canzoni famose e il testo è quello delle canzoni, lo cambio però solamente le parti che contengono riferimenti all'alcol, al sesso, alle droghe, in modo tale che anche i giovani, che qua ce ne sono, e anche le persone più sensibili, non vengano influenzate da questo testo. Ora vi faccio un progetto, una cover che è un pezzo un po' degli anni 70 che si chiama Tequila, del quale ho tolto le parti dei pezzi in riferimento all'alcol, che fa così. Acqua liscia. E questo, diciamo, è il mio progetto musicale. E vabbè, mi dispiace offendere, appunto, dico questa cosa, penisola, 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 quando
Questa è l'Italia, però c'è un paese dove le cose vanno bene, che è la Finlandia, ed è lì, è la terra della bellissima fiction Mare Fiordi, seconda puntata, ma prima pubblicità. Questo spettacolo e questo Mare Fiordi è gentilmente offerto dal Casello Autostradale di Magliano. Casello Autostradale di Magliano, la scelta migliore se devi andare a Magliano o a zone limitrofe, devi andare a Orte o a Ponzano Sonate, esci al Casello Autostradale di Magliano. Allunghi, ma vuoi mettere la cortesia che trovi al Casello Autostradale di Magliano? Che ci sia l'automatico oppure il casellante, il Casello Autostradale di Magliano ha sempre il resto giusto per te. Il Casello Autostradale di Magliano ti augura un sincero e asettico arrivederci e un buon proseguimento con questo mio spettacolo. Certi giorni non ti senti affatto bella? Passa in via Rosalto. Roberto! Non vede l'ora di dirti ciao, bella! Certi giorni ti senti senza amici? Passa in via Rosalto. Roberto! Non vede l'ora di dirti ciao, amico! Certi giorni pensi che in Italia non possa essere applicata la teoria economica keynesiana? Passa in via Rosalto. Roberto! Non vede l'ora di dirti. La situazione è complessa perché storicamente Keynes non pensava all'attuazione di politiche economiche in paesi con troppo debito, ma in paesi o con senza debito o con debito contenuto. Roberto, il barbone realista quando si tratta di parlare di politica economica, vi auguro una buona visione con la seconda puntata di Mare Fiordi. Non ti preoccupare, signore. Ci sto mare fiori. Ci sto mare fiori. Applaudite solo quando bevo. Ci sto mare fiori. Storie di amore, la place. Uno si sforza tanto, faccio uno spettacolo dove bevo e basta. Quando per spingersi finlandesi che sognano libertà senza te oggi qualcuno si dice che la colpa dei genitori ricada sui propri figli. Io volevo un sacco bene ai miei genitori. I miei genitori mi hanno dato un'educazione cattolica, mi hanno mandato a scuola dalle suore. Non dimenticherò mai le parole di Suor Claudia. Ma che ci fate qua? Non potete entrare! È vietato! Andate fuori! Ma chi vi ha fatto entrare? I miei mi portarono a scuola dalle suore di clausura. Ma io facevo tutto quello che diceva papà. Perché lui per me era un dio. Voi direte perché non c'è mai stato? No! No! Ma perché ha messo incinta una ragazza di 12 anni che era sposata a un falegname. Solo che questa cosa ha fatto del male a mia madre, che purtroppo per il dolore ha sviluppato una sorta di demenza e l'abbiamo dovuta rinchiudere in un istituto tecnico-commerciale, perché quello c'era. E mio padre mi ha abbandonato in quel periodo. E per molto tempo non si è fatto vivo, poi a un certo punto ha mandato un telegramma che diceva: io sto bene, stop, trovato lavoro, stop, in una scuola guida, stop, dare la precedenza, semaforo, parcheggio AS. E io sono stato molto molto male, ho iniziato a fare il criminale e adesso sono qui in prigione, ma almeno ho un po' di tempo per studiare, cosa che non ho mai avuto il tempo di fare. Adesso sto studiando i numeri romani e ve li dico: er 1, er 2, er 3, er 4! Amore! Oh, eccola qua, finalmente! Amore, Gennaro, come stai? Come vuoi che stia, eh? Ma stai seguendo quel percorso per scoprire te stesso? Sì. E che hai scoperto? Che so coglione. Vabbè, almeno è qualcosa. Ma lo sai che cosa ho scoperto anche? Che mentre sono qua a marcire in prigione, tu stai facendo la bella vita. Ma sai, ne ho approfittato per partecipare e vincere il concorso di cospirazionisti Miss Mondo Piatto. E adesso ho approfittato di questa mia fama per fare del bene al prossimo, legando il mio marchio.
ho paura a dirlo, ma lo dico, il marchio ha un prodotto cardine del Made in Italy, le mine anti-uomo. Quindi per ogni mina anti-uomo venduta che contiene il mio logo e il mio nome, una percentuale va all'ospedale per negazionisti, fate bene fratelli a non vaccinarvi. Ma sentite, che vergogna, eh? Mini anti-uomo ancora nel 2024! Non si dice mini anti-uomo, si dice mini anti-uomo, donna, gay, lesbica, trans, LGBTQ, Disney Plus. Ma che ne fo? Io le metto apposta queste, sono quelle dove ridete, vergognatevi! Oh, ecco, se solo che stronzo sono lui, pure voi un po', eh? Oh, oh! Dice... No, scusa, non le dico più. Dicevo, e ma che ne puoi sapere tu che sei così superficiale che passi il tempo a guardare i programmi trash su Mediaset e ti fai influenzare? Io non mi lascio influenzare dai programmi su Mediaset, eh? Prova a dirmelo se hai coraggio al falò di confronto. Oh, già, non puoi perché sei in prigione. Ah, ma io ti prometto che quando uscirò, mia amata, calzerò l'aranda, mollerò il pappafico, filerò a babordo. Gennaro, ma lo senti che quello che fai sono solo promesse da marinaio? Sai, Gennaro, io incomincio ad essere un po' stanca. Di me. Sì, di te, ma anche di me, di noi, delle cose che diciamo, perché sembra... Non so se ti rendi conto che è come se dicessimo sempre le stesse cose, come se si ripetessero sempre gli stessi meccanismi, come se noi due diciamo delle cose spinti da qualcuno dietro che si nasconde, che si vergogna quando dice qualcosa di brutto che fa offendere sua zia che sta fuori lì, e quando si vergogna anche quando dice le battute quelle più sciocche, i giochi di parole, che si vergogna sempre. Ma allora... Se si vergogna, perché continua a fare questa cosa? Forse che perché sta aspettando di scrivere una cosa grande che lo possa far annoverare nei grandi, eh? Che lo possa far diventare famoso, riconosciuto dagli altri, eh? Consenta, non ti preoccupare, non c'è niente dietro, non c'è nulla. Nulla che vale la pena considerare. Dobbiamo guardare avanti, perché anche se qua la vita è difficile, tanto starebbe che abbiamo sfangato con una faccia. Però comunque fuori ci sarà sempre o mare, fiordi. E comunque io qualcosa di grande e di importante l'ho scritta e ve lo dimostro. Lo leggo. E niente. Grazie. Grazie a tutti voi e grazie al progetto di residenza, grazie al Teatro delle Condizioni, grazie a Elisa, a Maurizi, a Daisy, al mio tutor Ferdinando Vaselli, quindi signora se la prenda con lui, questo è tutto approvato da Ferdinando Vaselli, 20 chiavi teatro, quindi qualsiasi cosa che ho detto se la prenda con... No, scherzo, intanto grazie. E questa era, diciamo, una parte del progetto. Spero che vi sia piaciuto, è solamente l'inizio. Questo spettacolo andrà in giro nei locali. E intanto l'altro sta nascendo, ha bisogno dei suoi tempi perché non è solamente comico, è anche un po' triste e appunto scherzerà su delle cose che magari...
anche oggi avranno un po' disturbato qualcuno e della cosa mi dispiace, però la vita è fatta anche di cose brutte che quali non andiamo d'accordo. Io per esempio appunto non vado d'accordo nemmeno con me stesso, però continuo a vivere con me, e, cioè mi lamento ma vado avanti. E quindi se c'è ancora un po' di tempo, se parliamo della seconda parte, non so come funziona. Intanto spero che vi siate divertiti. Grazie. Guardo su cosa? Ho finito. Non si capisce quando finisce. Ti è piaciuto anche se ho detto le parolacce? Ecco. E vabbè, parlo dell'altro progetto, non so. Cioè, come vuoi? Vado. Allora, Simone Nebbia che mi ha seguito dagli esordi, quindi tutte le cose che ho detto è colpa sua anche. Come diceva Benigni, come diceva, basta con ricreativo, adesso il culturale. Così? Ah, siamo speculari. Questa simmetrica. Facciamo una cosa. No, se scemo, lui, nel senso, noi dobbiamo scendere a questo livello. No. Ti piace questa cornice? Bello, questo è un sacco di questo. È il video per la regione. Salutiamo e ringraziamo. Buonanotte. Grazie, regione Lazio. Grazie. Poi il montaggio lo mettiamo di più. Allora, sì, io sono Elisa Maurizi. E mi fa sempre molto piacere quando facciamo cose qui a Magliano, perché diciamo sono nata a Magliano perché c'era l'ospedale. Questa è una cosa comica. Sì, come si chiamava l'ospedale di Magliano? Marzio Marini, giusto? Sì, vero? Sì. Mazza in memoria. Sono nata più di 50 anni fa. Io ho battute sugli ospedali, ma non le voglio. Non la faccio. No, in realtà. Non ci ha dato. In realtà è un presidio importante, a parte questo. Però non c'è più la Orsini, diciamo. Non si nasce più. Sì. Non si nasce più a Magliano. Qui stiamo tutti bene, non abbiamo bisogno dell'ospedale. Bene, questo. Oh, allora. Però che ti mando al giorno. Preoccupate. Torno ad abitare qua, allora. Questo è un progetto. Un progetto che si chiama Residenze, progetto di residenza. E il nostro progetto, appunto, come diceva prima Marco, è gestito dal Teatro delle Condizioni Avverse, che il nome è vero, non è una battuta, ci chiamiamo proprio così dal 2000, non è una cosa comica, è una cosa tragicissima in realtà questo nome. Prima era Isis. Allora, il progetto di residenza è un progetto che prevede appunto la residenza di più artisti. In sala ad esempio c'è Laura Desideri con il suo tutor, che domani insieme ad un altro artista, sempre in residenza tra Casperi e Poggio Mirtedo, faranno un'altra restituzione del lavoro in progress. La residenza nei territori, noi siamo appunto a Salisano, a Magliano Sabina, a Poggio Mirtedo e a Casperia, con vari artisti e in vari periodi dell'anno. Che cosa è questa residenza? La residenza è un momento per uno o più artisti, o artiste, anche donne. Giusto. Che portiamo, è giusto. Che solo noi dobbiamo lavorare. Infatti. Quindi portiamo, non riesco a fare una cosa seria, questa in realtà doveva essere un intro serio. Portiamo artisti e artiste sui territori a lavorare per un periodo, diciamo, più o meno lungo, di solito 15 giorni, in modo da dare la possibilità all'artista di concentrarsi sul proprio lavoro. Come diceva Marco appunto sta lavorando qui, è ospite dell'ostello e del teatro, poi per la messa in scena, che però non è che produciamo uno spettacolo, cioè non è che Marco alla fine dei suoi 15 giorni, come Laura, produce uno spettacolo, ma c'è, o magari sì, produce però un pezzo di spettacolo, un pezzo di scrittura, fa soprattutto attività di ricerca, prova, vede se quello che ha pensato poi funziona. Quindi oggi diciamo, no, un banco di prova
È bello Magliano. Magliano. Guarda che qui sono molto abituati. No, no, ma l'ho vista la stagione, è bellissima la stagione qua del teatro. Sono Ferrari. Sì, sì. E oggi, diciamo, per metterti a tuo agio, abbiamo anche Simone Nebbia, che è un critico. Un critico. Oggi sono andata con questo, entrata nel mondo. Battute, no, è un critico serio, vero, un professionista. Se si aspettano. Vabbè, però pure tu. Fa una critica al volo, dai. Dando un po' di tono a questa cosa. Che lavora per una rivista online importante che si chiama Teatro e Critica. Che ci aiuta a fine, diciamo, delle residenze di alcuni degli artisti che ospitiamo, a un po' a capire anche insieme al pubblico che cosa hanno visto, su che cosa magari si può lavorare, cioè ad avere anche dei feedback, cioè degli scambi. Ci sono stati già, mi sembra, abbastanza vivaci nel corso dello spettacolo, anche perché la tipologia di spettacolo lo permette, chiaramente, no? Non è che era molto aperta. Quindi io, ecco, dopo questa mia intro a metà tra il serio e il faceto, ti lascio la parola e voglio solo chiudere... Allora, oggi ci ho fatto vedere questo spettacolo, questo pezzo, diciamo, di lavoro. In residenza Marco ha lavorato anche ad un'altra cosa, forse più seria, o forse sempre più seria, ma non troppo. Sì, sempre. Però, diciamo, oggi, insomma, ci piaceva portare una cosa con un riscontro anche immediato per voi. Insomma, ci fa piacere che comunque anche per essere un venerdì sera, cioè, un bel riscontro, Magliano. Ringrazio, scusate, ne approfitto per ringraziare tutto il Teatro Maglio, Vera, Giacomo e Luciano, che ci aiutano sempre nell'organizzazione. Ecco, basta. Prendo la parola, così. Tanto per chi fosse interessato, lui approfitta delle residenze, ve lo dico io, perché lo conosco da tanti anni, subaffitta il suo appartamento a Roma, porta i lavori in altri luoghi. No, lo potevo dire? Sì. No, se ti interessa, i social potete tranquillamente. Detto ciò, ma vogliamo fare questa cosa che tu stai là sopra? No, dicendo ciò. No, vogliamo fare... Però lui è proprio un attore, perché avete visto, era proprio rimasto nel con di luce. No, ma perché prima ci collo, c'era prima un po' di venticello, quindi non dovessi fare cose. Così siamo speculari, va bene. Ecco, appunto. No, Marco Ceccotti, al di là di vederlo così non gli date minimamente fiducia, però comunque uno, insomma, invece che ha una carriera alle spalle e anche una davanti, insomma. Cioè, sì. Però scusate, io nella verba ho dimenticato il tuo tutor, quello appunto che è Ferdinando Vaselli, al quale io lascio anche il posto, se vuoi, il torpedo, il responsabile. No. Va bene, devo anche Ferdinando, una costato a lui, un attore, un drammaturgo. Venire indietro. Sì, venire indietro. Non sono io. Vabbè. Allora, dicevamo, aiuto, accompagno questa cosa, veramente è venuta fuori così, potete venire anche voi. Questa è l'area. No, però piuttosto interessante, sempre il lavoro sulla comicità, perché poi ci dà modo di parlare tanto. È un lavoro, quello sulla comicità, che si butta dentro il contemporaneo, dentro anche le cose più complicate, difficili, quelle in genere che non diciamo, che non affrontiamo, no? Però secondo me quello che poi invece manca fuori dall'officina di lavoro, che è quella che appartiene a voi, appartiene insomma alla residenza che state facendo, ma in genere proprio all'attività creativa dell'autore, è spiegare un po' qual è il meccanismo. Anche per rispondere un po' a delle cose che prima non venute fuori, no? Qual è il meccanismo? Come si identifica all'interno delle cose più tragiche e probabilmente indicibili l'elemento comico? Come viene fuori? Come viene messo a fuoco? Allora, io in tutto quello che
Scherzo su tutte le cose di cui ho paura, perché quindi ogni argomento non è che voglio, diciamo, ci scherzo solamente per provocare, per far arrabbiare. Sì, faccio per provocare, però, diciamo, provocare vari sentimenti che non devono essere per forza o rabbia se si scherza di qualcosa che ci si sente appunto in qualche modo toccato, ma che ci faccia vedere anche le cose brutte in un'altra prospettiva, che può essere quella comica, della stranezza, appunto. Vedendo quei cartelli, diciamo, che sono proprio l'emblema della tristezza, perché comunque è un caro, una persona che conosciamo, qualcuno che non c'è più, però ho detto, vedendoli posso piangere, però a un certo punto posso anche riderci su quella cosa, perché mi ha fatto ridere, perché in alcune parti si vede che c'è le foto, in alcune parti Padre Pio, mi è venuta questa associazione mentale, dire, tutte queste persone assomigliano a Padre Pio, ne stanno muoiono solamente le persone che somigliano. Quindi ho preso una cosa brutta e ci ho voluto scherzare. Come secondo me dovrebbe fare la comicità, appunto, se non è proprio comicità, appunto, ridere per ridere, deve toccare qualche corda che ci dà fastidio, che ci spaventa questa cosa qua. Il lavoro sulla comicità, Sì. no? Stiamo utilizzando questa parola, Sì. la utilizzeremo un po' per tutta la serata, insomma. Il lavoro sulla comicità naturalmente appunto affonda in questi momenti di realtà, no? C'è qualcosa però che ti sei impedito nel tempo, qualcosa che hai detto anche tu, vabbè, su questo proprio non ce la faccio. Sì, scusa, non ce la faccio. Sì, vabbè, sì, c'è. Ci deve essere comunque sempre un po' di educazione e di rispetto. C'è la cosa che non si. C'è il famoso too soon, cioè nel senso scherzare su una cosa che è accaduta troppo presto, e se è una cosa ancora calda, bisogna aspettare, perché comunque di aspettare un po' di tempo. E poi su una cosa che appunto magari la dico, fa ridere, ma solo appunto è solo per provocare, per far star male chi mi ascolta. E invece no, deve essere un equilibrio, sia che fa star male, proprio argomenti specifici non ce li ho, cioè vado anche molto sull'astratto, però su alcune cose devo dire sì, ma proprio, cioè, per esempio ci ho provato, però. Cioè, nel senso, poi mi vengono in mente e mi vergogno le cose, però scherzare sulle guerre queste attuali, minimo con tutte le informazioni che ci arrivano, un attimo ti poi ti provi un attimo a fermare. Questo, quindi, non proprio su tutto, poi pazzisco e scherzo su tutto, però sempre comunque un occhio, la comicità non è che la fai per te, la fai anche per il pubblico, e quindi se non mi piacciono, ve lo dico, chi prende in giro alcune categorie, questo è vero, perché c'è, cioè, chi lo fa solamente per far arrabbiare, che non deve essere secondo me lo scopo di un comico. No, chiaramente nel vederti, nel ascoltare gli argomenti che Sì. porti, no? Non potevo non pensare a Ricky Gervais, che poi è uno Certo. dei maggiori comici al mondo, cioè, di successo al Collega. mondo, collega, che diciamo, confronto a quello che fai tu, probabilmente sei guadagnato l'inferno già da Sì, 20 anni, insomma, sì, ecco, è un personaggio particolarmente ostile a qualunque altra cosa, che non si, anche se stesso probabilmente. E quello che però, ecco, ha in qualche modo dato lustro e successo a Ricky Gervais o a tutta una comicità appunto caustica nei confronti della contemporaneità è anche il fiorire della cultura woke, che inizialmente aveva pure un significato, come dire, accettato, poi improvvisamente è diventata una sorta di, cioè, sono percepito molto dai comici come una sorta di dittatura del politicamente corretto. Che cosa c'è nella cultura woke che proprio non mi piace? Alcune estremisti dell'estremismo della cultura woke, che come tutti quanti gli estremismi sono
sono sbagliati. E da un lato quei comici che dicono appunto non si può più di niente, non si può scherzare di niente, è una scusa, lo dicono solamente così, si può scherzare di tutto, non puoi scherzare in maniera sciatta di una cosa. Quindi appunto io ho scherzato su parecchie categorie e devi trovare il modo di non offendere per forza. Quindi secondo me si può continuare a scherzare su tutto, devi avere un minimo di tatto, sapere utilizzare alcune parole e essere bravo, poi non lo so, però devi essere bravo a cercare di trovare gli spiragli dove poter scherzare sugli stranieri, sull'omosessualità, che sono poi questi argomenti, diciamo, del woke, cioè essere educati in tutti i modi, cioè cercare di non offendere nessuno. Quindi a me il woke piace, cioè nel senso... fa bene a starci pure lì, però. Ma quella padella che sì, sono... sì, quello lì. Se devono dare anche un po' una casa. Sbaglio sempre. Sbagliano anche loro, poi ci stanno alcune lotte giuste, alcune lotte no. Le lotte nel fango. Per... Vabbè, no, scherzo, no, questo lavoro di stand-up comedy che abbiamo visto, leggevo, raccontavi, insomma, che viene fuori anche da tanta esperienza fatta nei localini più scalcinati, sì. Negli open, che insomma quei luoghi dove in genere c'è un pubblico, ma non tanto ostile, proprio completamente indifferente, talvolta proprio sta lì, magari sta girato, sta bevendo, insomma, quindi si crea un sacco di momenti in cui te che stai sul palco inevitabilmente sei... non sei il centro della loro attenzione in quel momento, anzi magari ti parlano anche su, sì, no? Sì. Quindi immagino ecco ci sia anche in quel tipo di esperienza lì anche qualcosa che ti abbia formato pure per affrontare una cosa che a me agghiaccerebbe, cioè il fatto che sto facendo una battuta, il pubblico su quella battuta, io ho previsto che rida, non ride, c'è una strategia, come la affronto quel momento del vuoto? No, beh, non posso più perché adesso c'è la... No. Diciamo, beh, anche qua, no, dico, un po' di vuoto c'è stato perché comunque la mia comicità, appunto, adesso che sto facendo la gavetta di nuovo nei locali, è settata per un altro tipo di pubblico che è appunto quello dei locali, un po' più, diciamo, giovane, che parla anche un linguaggio più mio. Quindi, e lì, appunto, lì anche se non ti seguono, devi essere bravo a trovare gli argomenti che sono più, devi essere più interessante di una birra, di un hamburger o di un suo amico, e quindi che a un certo punto si concentra e dicono: ma ascoltiamo sto deficiente che sta dicendo, ah sta ridendo, magari invece di sentirlo mentre in questa confusione me lo vado anche a vedere a teatro. E questo è, cioè, e questo è, devi conquistarli in qualche modo. Come li conquisti? Cercando di parlare il loro stesso linguaggio, scherzare su cose che magari possono interessare e convincerli di tornare a vedere, di tornarti a vedere. Cosa che diciamo, è un po' più difficile del teatro, dove lì vengono apposta per te, però è una sfida. Non so, sto provando bene su questa cosa difficile. Io c'è una cosa che odio a morte quando vedo spettacoli dei comici, che in genere poi così non li vedo, e il comico che ride delle sue stesse battute è una cosa che non riesco proprio a tollerare, che si ammazza da ridere mentre ancora la sta dicendo e non l'ha finita perché ride troppo lui, no? Sì. Quindi ecco, mi riferisco al fatto che tanta comicità poi portata in TV, e quindi la parola magica che hai citato, anche tu, probabilmente vira talvolta verso questo tipo di comicità. Quindi ti chiedo che cosa ha portato di positivo o di negativo la comicità poi trasferita in un mainstream della televisione? Non lo so, cosa ha portato di positivo? I soldi, credo. Ovviamente. Sì, purtroppo no, di positivo non lo so, di negativo uno standardizzarsi del comico, che ai tempi, quando andava forte il cabaret, non era il comico, erano tormentoni, e su tormentoni non si facevano mai... Cioè, sapevi che una cosa funzionava, doveva funzionare, perché in televisione... muovendosi soldi una cosa deve funzionare per forza, quindi si andava sul sicuro, sul tranquillo, e quindi questa cosa. Poi
La televisione no, diciamo che la televisione è un continuo compromesso. È continuo compromesso su questa cosa non si può dire, questa cosa non si può fare, che comunque per un artista, che io non so, però comunque per qualcuno i compromessi, i paletti possono essere utili. Se però vai un continuo di questa cosa non si può fare, questa cosa non si può fare, porta cose negative, ti castra un po' la creatività da quello che vedo, da quello che so. Quindi viva il teatro, viva le cose dal vivo. Viva. Senti, ci dica. Signora, posso chiedere una cosa? Certo. Lo spettacolo, diciamo, ricalca un po' le situazioni, come stavate poco fa dicendo, lo spettacolo fatto in giro, sì, nelle borgate, mi sembra, no? Quasi, sì, le borgate di Roma, dove c'è un'attenzione diversa da quella che può essere un teatro di cosa, un, sì, teatro più strutturato, no? E quello che ho notato è una comicità nuova, diversa, legata a quella che vediamo in televisione, fortunatamente, che è diversa, quindi l'ho riconosciuta diversa. Però sento che manca quella che è poi la base della comicità comica del teatro italiano, e quella dell'inganno e della situazione comica, del compromesso, cioè delle situazioni che sono venute fuori un pochettino quando hai fatto i due personaggi. Lì c'era, sì, la comicità, qualcosa che legava un po', non dico alla storia della comicità, alla storia dell'arte, no? Del teatro comico, però lì c'era. Quindi, secondo me, stai facendo un percorso in progress abbastanza interessante e devi andare avanti, perché, grazie, mi sembra che stai sulla strada buona, ma questa è l'impressione mia che ho. E poi Mariano, ti ripeto, è una situazione un po' particolare, perché noi il teatro ce l'abbiamo nel sangue. Certo, sì, sì. Il Palazzo Comunale all'inizio c'era un grosso teatro che poi è stato strutturato, è diventata la sala consigliare, ma c'era un teatro, e noi ci abbiamo come tradizione i Conti Serafini, che quelli che hanno fondato il Magliano, il teatro, l'opera, quindi non l'abbiamo vissuta noi, ma i nostri genitori, i nostri nonni, quindi questo discorso di approccio al teatro è particolare. Magliano era, ritengo che sia una cosa un po' particolare, no, come ascolto e come recepire certi tipi di discorso. Quindi, bravi, complimenti, io vi faccio, grazie, complimenti, vai avanti. È difficile, il lavoro è molto difficile, spiega, comicità diversa da quella che vediamo in televisione, è difficile da essere recepita dalle altre parti. Però vai avanti, complimenti. Certo. No, sei riuscita a uscire fuori dalla cosa. Sì, 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 sono uscito. Una cosa, per favore. Allora, io sono di Firenze, non sono di Magliano, però abito a Magliano e ho vissuto il teatro molto spesso. E avevamo un grande Paolo Poli, Cecilia Poli, Lucia Poli, tanti personaggi, certo, importanti. Sì, sì. E mi piace come fai teatro, però non mi è piaciuto quando te... Ma io l'ho detto subito. Sì, sì, ho ma non mi mettete... Allora, parlatemi di politica e ditene quello che volete. Però, esatto, anche se i santi, lasciamoli a parte. Scherzando. Poi è una questione di rispetto per chi è religioso, è un rispetto per chi crede, anche se io non lo so. Allora, parlate d'Andreotti.
Ti dici di fare, non me ne importa niente, la di sei. Ma da te ti ho fatto l'imitazione, l'hai visto? Io Andreotti, vabbè, lui ha indovinato, era Andreotti. Credo che per tutti, sia per chi è religioso e per chi non lo è, il rispetto alle religioni, di qualsiasi religione, ci deve essere, perché può essere un segno negativo. Allora, la politica, te parli male di destra o di sinistra o di centro, va bene a tutti, perché tanto ognuno la pensa a modo suo. Ma la religione è un tasto che in questo momento, con le guerre che ci sono, deve essere... La maggior parte delle guerre che ci sono sono guerre religiose, o almeno sono chiamate tali. Sì. Il religioso è politico oggi, parliamo di oggi, sempre veramente. Oggi, e allora, lasciamola fare la religione. Ti piace questa cosa? Dobbiamo fatto, ho fatto possiamo parlare di politica? Sì, è chiaro, Basta, però mi sei piaciuto, perché sei stato bravo. Grazie. Tornerò con il prossimo spettacolo. Sto lavorando. Senza morti. No, sì. Senza morti. No, comunque sì, la comicità affronta molti argomenti, alcune può... Giusto. Ma invece il tuo spettacolo, perché lui fa pure teatro, sembra che c'è, cioè, così faccio solo il coro, c'è anche teatro, però fa pure, addirittura fa pure teatro, ha scritto un testo che ha girato anche nei teatri, in tanti teatri in tutta Italia, in particolare ha fatto una tournée per in Umbria, sì, ha fatto cose, Autostrade per l'Italia, anche da Autostrade per l'Italia, ha girato nei teatri di tutta Italia, ma non gliel'hanno mai fatto fare, perché lui chiedeva, ha fatto tutta Italia, da Italia dove per fortuna non sono in scena io, che io ho scritto, e si chiama Questa splendida non belligeranza, che è un po' ambientato in qua, cioè, ci sono anche dei protagonisti di questa storia che sono in questa sala, e poi continuo questa cosa, non faccio solamente monologhi, e anche il prossimo testo sarà uno spettacolo di attori, che spero di fare presto, dove anche qua, sempre grazie, cioè, dove si parla di una cosa brutta, di un dramma, a parte una cosa fantascientifica, perché c'è come protagonista una scrittrice comica donna che ha successo, e appunto c'è, cioè, in questa famiglia dove succede una brutta cosa, dove però si promettono tutti di continuare a vivere come hanno sempre fatto, ovvero cercando di sdrammatizzare o cercando il lato comico anche nelle cose brutte. E quindi cose brutte, i santi non ci sono, non mi pare. Forse qualche volta. C'è Hitler, va bene? Posso sentire? No, quello non mi piace. C'hai i miei due argomenti caldi. Andreotti, c'è Frida Kahlo, femminista, cioè si sposta i baffetti, diventano no, infatti non si vede baffetti, si mette le sopracciglia, diventa Frida Kahlo, questa è una gay, mi ha fatto ridere, ma io l'ho fatto per non nominare politici attuali. Ok, va bene. Quindi no, politici attuali no, solo quelli morti. E questo spettacolo, diciamo, quindi questo è lo step successivo, mentre vado in giro a fare questa cosa, scrivo, continuerò a scrivere. Grazie.
Grazie, ringraziare Marco Cercotti, Simone Nebbi, quindi Andrea Vaselli, tutti i collaboratori del Teatro delle Condizioni Aperte, oltre a tutta l'organizzazione del Teatro Maglio. Ringrazio anche l'amministrazione comunale di Magliano che mette a disposizione comunque questi spazi per poter svolgere l'attività di residenza. Grazie, grazie a tutte e a tutti. Bravo. In qualsiasi modo vi sentiate, grazie.